Ciao, io sono Sofia Colinelli, campionessa del mondo di ciclismo. Ciao, sono Matteo Cavezzali, scrittore. Vi spiegheremo quali sono i servizi digitali offerti dalla rete delle biblioteche della Romagna. Bene, Sofia, adesso ti faccio vedere invece come si prende un libro digitale. Ok. Quindi si cerca Mlol Romagna. Su Mlol ricordati sempre che ovviamente tutte le volte che accedi devi rimettere le tue credenziali, che sono le stesse di Scoprirete. Che perfetto. Ecco, quando arrivi su Mlol, vedi, la schermata è questa, selezioni Biblioteche della Romagna e poi fai username e password, che sono sempre quelle. A questo punto su Mlol sempre puoi andare qui su Esplora e in questa sezione Open puoi trovare tutti i contenuti alternativi, quindi immagini, libri digitali che puoi conservare, spartiti musicali, questa è una sezione che a me piace molto. Tu suoni? Io suono strimpello. Interessante. E mappe storiche, anche cose medievali, manoscritti, anche qui ci sono dei codici, ci sono i podcast, vedi, Morgana molto bello, ad alta voce anche molto bello, di Radio 3, periodici e, questa è una sezione che ti piacerà particolarmente, le e-learning. Tu, nelle materie in cui vai male... Leggo inglese, leggo Manzoni... Esatto, puoi recuperarle con i materiali che trovi qui, i video, quindi se hai perso delle lezioni per andare a fare delle gare dall'altra parte del mondo, quando torni puoi farti un po' aiutare anche da questa. Super utile per me. Ecco, adesso ti faccio vedere che puoi scaricare anche tantissimi audiolibri. Basta che vai sempre su Mlol e poi clicchi qui, tipologie, audiolibri, ti si apre un elenco. Questo è molto comodo anche mentre pedali, per esempio, ti ascolti un libro. O mentre sono sul divano, ogni tanto, poche volte. No, però sì. Lì puoi leggere, no? Vedi, vai qui nella sezione sì. Audiolibri. Ecco, per esempio, prima mi dicevi che la prof vi ha dato da leggere Se questo è un uomo di Primo Levi. Vero? Cioè, con le mie cuffie. Mentre pedali... fai partire, c'è una prefazione musicale per galvanizzarti e poi parti. Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944. Ecco, oppure se invece devi affrontare una salita, qualcosa vuole... di forte. Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, legge Claudio Santamaria. Vedi, si scopre anche che si dice Larsson, io credo si dicesse là. Prologo, venerdì 1 novembre. Ma questi audio avranno un costo? No, è tutto gratuito. Costo? Qua siamo in Romagna, mica per niente. Grazie. Prego.